Vigilia di Juve Arezzo, mister, possiamo sintetizzare così per quanto riguarda poi quelle saranno le sue scelte domani. Squadra che vince e convince non si cambia, potrebbe però rientrare Basite dal primo minuto. Sì, non è detto che io riparto con gli stessi 11, però non ci saranno di sicuro stravolgimenti grossi, questo sì. Un Arezzo che andrà con il gioco, con la mentalità che lei è riuscito già a dare a questa squadra, no? Come ha sottolineato anche in conferenza stampa, poco spazio all'estetica, una squadra che gioca bene ma che è concreta. Sì, tentiamo di andare nel calcio le partite le vince chi fa gol e chi non lo prende o chi ne fa uno più degli altri, tentiamo noi di prenderne uno di meno che è meglio, però andiamo con la nostra identità, con il nostro modo di essere, perché questi siamo, non vedo motivo di fare una roba differente. È chiaro che non sarà sempre tutto rosa come adesso, passeremo per delle difficoltà, impariamo a superare le difficoltà. Per lei sarà una partita particolare comunque, no? Contro la Juventus, lei è una società nella quale è cresciuta. Lo scorso anno per lei è stato che anno, anche dal punto di vista della sua crescita come allenatore? Abbiamo capito che insomma, la Juventus non si vince per caso. Sì, io ci sono cresciuto in questa società qua, quindi ne posso solo che parlare bene. Oltretutto, da bambino ne sono stato pure tifoso, oggi faccio questo lavoro qua, quindi questo passo in secondo piano. È un ambiente che mi ha dato tanto sotto il profilo dell'atteggiamento, della mentalità, perché quando lavori in un posto dove vincono sempre, ti accorgi che magari, oltre alla qualità di quello che c'è tra giocatori, staff, strutture, tutto quello che ne va dietro, c'è un lavoro di fondo grosso. Da un punto di vista tecnico e tattico, che avversario si aspetta domani? Mister, una squadra giovane, che ha avuto anche qualche difficoltà, viene da una sconfitta, che partita si aspetta? Sì, una squadra più giovane di noi perché le regole glielo impongono, una squadra che passa per delle difficoltà normali per i giocatori che c'ha, perché quando sei giovane fai degli errori, quando ne hai tanti, aumenta la possibilità che tu ne faccia. Però il tempo passa e di solito i ragazzi imparano velocemente, soprattutto quelli selezionati di qualità come ce l'hanno loro, quindi mi aspetto che da un momento all'altro comunque sia una squadra che lo farà a prescindere un campionato decente, però può pure diventare una sorpresa perché la qualità ce l'hanno. Le chiedo, dopo 6 giornate di campionato, che idea si è fatto di queste squadre B? Alla fine ha partecipato soltanto la Juventus, è una riforma che poteva essere rinviata, che così ha poca ragione d'essere, non so se è d'accordo. Sì, secondo me era una riforma che andava rinviata, come l'avevano chiesto tutte le società che avrebbero voluto parteciparvi. È andata così, insomma, allora è una cosa che devono gestire loro, che riguarda poco noi, però insomma, vediamo. Ecco, si giocherà in un ambiente un po' freddo, non ci sono i nostri tifosi, probabilmente neanche loro, quindi da questo punto di vista che ambiente si aspetta? E rispetto a quelle che abbiamo giocato fino adesso sarà sicuramente differente perché ci sta che ci siano stadio vuoto, ma a noi non ci deve interessare, nel senso che la concentrazione nostra deve essere rivolta a quello che facciamo in campo, perché se no vanifichiamo quello che stiamo costruendo e questo non vuol dire che dobbiamo vincere per forza, vuol dire che dobbiamo proseguire sulla strada che stiamo battendo senza perderci se c'è o non c'è il pubblico o se c'è o non c'è ambiente da calcio.